La vita cristiana è in cammino, è un cammino umile di una coscienza mai rigida e sempre in rapporto con Dio, che sa pentirsi e affidarsi a Lui nelle sue povertà, senza mai presumere di bastare a se stessa. Così si superano le edizioni rivedute e aggiornate di quel male antico denunciato già da Gesù nella parabola: l'ipocrisia, la doppiezza di vita, il clericalismo che si accompagna al legalismo, il distacco dalla gente. La parola chiave è pentirsi. È il pentimento che permette di non irrigidirsi, di trasformare il no a Dio in sì e il sì al peccato in no per amore del Signore. La messa davanti a migliaia di persone nello stadio dell'Ara ha concluso la visita pastorale del Papa a Cesena e Bologna. Commentando le letture del giorno, Bergoglio ha messo in evidenza due percorsi che si aprono davanti all'uomo di oggi: essere peccatore in cammino, che resta in ascolto del Signore, che cade ma si rialza, oppure essere peccatore seduto, pronto a giustificarsi sempre e soltanto a parole, secondo quello che gli conviene. Oltre al pentimento, quello che conta per il Papa, fuori da apparenze e ragionamenti, è un cuore che avanza con il Signore e che con Lui lotta ogni giorno. Forte l'esortazione a non rinunciare mai all'incontro in famiglia, nella società e nella Chiesa. Infine la ricetta delle tre P: parola, pane e poveri, tre alimenti base, ha affermato Papa Francesco, che servono per vivere come cristiani e per non cadere nella mondanità.